Siamo a Tigliole d'Asti ed esattamente all'oasi dell'Ipu, dove oggi qui incontriamo tanti amici. Oltre agli amici della Lipu ci sono dei Trifulao. Come mai siamo qua? Siamo qua perché loro hanno fatto un'associazione che vuole fare in modo di incentivare il turismo, abbiamo detto turismo ecologico, giusto? Cosa vuol dire turismo? Turismo ecologico vuol dire che cerchiamo di rivalutare le tartufaie e aumentare le tartufaie qua sul territorio e riuscire a portare, con l'aiuto dell'amministrazione, con le aziende del territorio, portare qui un turismo che, oltre a far conoscere il tartufo, la ricerca del tartufo, vogliamo anche che conoscano il territorio, quindi i castelli, le aziende che ci sono, di modo che noi abbiamo sul sito terreditartufi.it dei progetti, delle proposte in cui si può fare la ricerca del tartufo vera, cioè non sotterriamo i tartufi ma facciamo una ricerca vera del tartufo, e poi li portiamo dove questi turisti hanno più proposte, che vanno dal castello di San Martino, dove c'è un'azienda vinicola molto apprezzata, da Pescaia, che è un'altra azienda vinicola, il castello di Cisterna, sono tutti con noi, cioè sono sul nostro sito e sono anche, diciamo, promotori di questo progetto. Tante proposte, presidente dell'associazione Giorgio Rabbione, fate queste iniziative, cioè chi vuole venire a cercare tartufo si collega al sito internet terreditartufo.it e può venire a cercare tartufo. Sì, può venire a cercare il tartufo facendo questa ricerca, diciamo, assistita, no? Però una vera ricerca dove si potrà godere sia il paesaggio che una giornata, diciamo, all'insegna di una cosa che in città difficilmente riesce a realizzare, e soprattutto si dà l'opportunità a incrementare un turismo sensibile al territorio, con la sensibilità rivolta anche ai nostri bei paesi, alle nostre belle zone, in modo che tutti i fruitori di questo nuovo, chiamiamolo così, nuova possibilità che l'associazione dà per creare un turismo che sia sostenibile, no? Da parte nostra, e sostenibile anche dalla parte della natura. Allora, adesso noi vogliamo cercare il tartufo. Per cercare il tartufo cosa ci vuole? Ci vuole il Trifulao? Ci vuole il Trifulao e il cane. Il tabù. Sì, il tabù. Sì, il tabù. Sono già più esperto di te. Bravissimo. Allora, io non ho noi, cane. Noi abbiamo sia il Trifulao che il tabù. Allora, il Trifulao è il signor? Acqua Enzo. Signor Enzo, che adesso ci accompagnerà con la sua cagnolina. Perché si chiama Ciccia. Ciccia. Con Ciccia ci accompagnerà a cercare il tartufo. Ecco, Ciccia adesso sta cercando. Ecco, sta scavando. Vediamo. Ha trovato qualcosa? Eccolo. Eccolo qua, il tartufo nero questo qua. Sì. È brava, vuole mangiarlo lei. Sì. Lei vuole mangiarlo. Sì, vuole mangiarlo, però sa che gli do le crocchette, allora. Come abbiamo detto, siamo nell'oasi della Lipu, dove qui questo è un centro di recupero, giusto, degli animali. Centro di recupero fauna selvatica della Lipu, uno degli 8 centri recuperi Lipu in Italia, per cui siamo veramente rimasti in pochi. Recupero vuol dire che quando si trova un animale che è stato, non so, che si è infortunato, che ferito, debilitato, troppo giovane, insomma, comunque con dei problemi, ci viene, diciamo così, conferito o dal singolo cittadino o dal forestale o dalla provincia, insomma da chi di competenza. Noi abbiamo un veterinario che se ne occupa, lo gestiamo, lo mettiamo in voliera come riabilitazione, e nel momento in cui il veterinario ritiene che sia in grado di riprendere la sua vita normale lo liberiamo, ecco.
Ed è quello che facciamo adesso in questo momento, cioè noi qui abbiamo un allocco. Un allocco che è un rapace notturno abbastanza caratteristico, abbastanza comune, è un animale diciamo che come specie sta bene perché comunque nelle nostre zone è frequente. Cosa gli era successo? È stato urtato da un'auto per cui aveva una lussazione di un'ala, è stato diciamo così curato dal nostro veterinario, trascorso 2 mesi in voliera che adesso pare sia in grado di recuperare, almeno speriamo, la sua vita normale. Quindi lo lasciamo andare. Ci proviamo. Direi benissimo, l'obiettivo è stato raggiunto, l'abbiamo reimmesso in natura. E uno era un esemplare adulto, quindi la probabilità di successo è praticamente al 100% perché era in grado di cacciare fino a 3 mesi fa, sicuramente non se ne è dimenticato, quindi il nostro obiettivo è stato raggiunto questa sera e speriamo di essere così fortunati sempre quando andiamo a liberare certi animali. Adesso noi ci spostiamo e andiamo alla presentazione di questo sito internet in modo che si possa capire veramente di cosa si tratta. Giorgio Rabbione, avete voluto realizzare questa presentazione in questa location bellissima, siamo in queste cantine, in questa barricaia e questo vuol dire avere un legame molto stretto col territorio che è poi quello che vi muove per portare avanti queste iniziative. Beh, io senz'altro devo dire che non ho né cane da tartufo, non sono andato, no, perciò non vado a raccogliere tartufi se non con qualche amico per divertirmi qualche volta la domenica, però sono innamorato del territorio e tutte le mie energie che posso dedicare al di fuori del lavoro le adopero per promuovere il nostro territorio. Secondo me è una delle più belle cartoline che ci possono essere in Italia, un territorio vocato al vino, in questo caso anche al tartufo, che devono essere il veicolo, come ho già detto anche prima, per fare in modo che il turismo, diciamo un turismo anche di un certo prestigio, possa arrivare in questi territori e godere come ne godiamo noi, che forse avendolo davanti agli occhi tutti i giorni non ce ne rendiamo neanche conto. Sì, io sono Giovanna San Martino e devo dire che questa associazione dei tartufi, del territorio del tartufo, è esattamente nell'ambito della nostra filosofia di rispetto del territorio, di sviluppo di questa bellissima parte del Piemonte con rispetto della natura. Quindi siamo assolutamente favorevoli e ci associamo con piacere. Voi producete vino qua? Noi produciamo vino da sempre praticamente, e veramente il San Martino Alfieri ha una vocazione vitivinicola e siamo molto soddisfatti di poter continuare con molta fatica anche questa bella attività. Sì. E questo rapporto che lei ha, a cui accennava con queste terre, con il tartufo, con la conservazione del territorio è una filosofia che portate anche nella vostra attività? Assolutamente sì. Io personalmente sono abbastanza critica su questo utilizzo del territorio per fare tanti capannoni industriali che poi molti sono vuoti, e quindi io sono assolutamente per mantenere la natura e sviluppare tutto quello che è produzione agricola. E quindi voi avete i vigneti qui e che vini producete? Produciamo ovviamente la Barbera, questa è una terra vocatissima per la Barbera, Nebbiolo, Grignolino e Pinot Nero. Qual è il vostro rapporto con il tartufo? Beh, io ringrazio mio padre per avermi lasciato nel giardino di casa un salice, una quercia e qualche pioppo. Ho appreso stasera che sono degli ottimi produttori di tartufi. Credo che questo territorio abbia bisogno di coltivare questo aspetto, cioè il contatto con la natura dove cresce questo prodotto eccezionale e che può dare una diversa qualità di vita.
il rapporto istituzionale che deve essere promosso come eccellenza del territorio, e invece il rapporto culinario, la mia preferenza è sull'uovo, che credo che sia imbattibile, e quindi apprezzo molto la cucina col tartufo. Il professor Beppe Rocca, con la sua consueta eloquenza, ha presentato questo nuovo portale, e l'ha fatto ovviamente facendo un parallelismo con l'antropologia della ricerca di questo tartufo. Sì, io non sono un ricercatore di tartufo, sono un ricercatore delle neuroscienze, medico, e quindi nell'autunno scorso ho partecipato a diverse sedute, pomeriggi di ricerca al tartufo con questi cari amici della zona di San Damiano, e mi sono posto il problema, una volta visto la meraviglia del rapporto uomo-cane, la meraviglia di questa ricerca, questo quasi mito come la balena bianca di Moby Dick, di questo tartufo per cui la gente durante tutta la stagione mette come prioritario: mi libero al pomeriggio, andiamo per tartufi, ci vediamo, poi andiamo a cena, poi andiamo di qui, andiamo di là. Mi sono detto che doveva avere un significato antropologico molto più grande che non solo la valorizzazione del territorio, il ritorno al wild, il romanticismo tedesco dell'Ottocento. E in effetti ho capito che ci sono questi tre o quattro elementi grandi, che sono: uno, l'aria libera, la libertà, eccetera; due, non sai se trovi qualcosa o giri tutto il pomeriggio e trovi niente o ne trovi 8 kg, c'è questo cane che non so mai bene se è il cane che prende in giro il tartufaio che sta utilizzando un rapporto di simbiosi col cane, gente che non ha niente a che fare, dall'ingegnere al medico, dal contadino, che non si sarebbero mai trovati al momento del tartufo, spuntano come dal nulla e passano pomeriggi incredibili assieme, e poi quando non trovi niente tanto si va a festeggiare da qualche parte, in qualche cantina, o mangiare i prodotti della zona. Quindi ha una valenza molto molto grande, è un sogno, ecco, fa parte dei sogni dell'uomo e non è l'attività produttiva necessariamente, eccetera. Questo non vuol dire che non utilizzare questo sogno in senso imprenditoriale non possa portare persone, denaro e vita in questa zona, che altrimenti non ha risorse che magari altri hanno di più o diverse. Ecco, l'importante è che questa è un'esperienza unica e diversa che cambia chi la fa. Oggi possiamo dire che è stata sottolineata soprattutto l'importanza anche di questo, del tartufo, per questo territorio. È un'importanza grande, perché qua, anche se abbiamo detto il fatturato del tartufo di per sé potrebbe sembrare marginale, noi siamo famosi nel mondo anche per il tartufo. Diciamo che è il nostro diamante che viene sottoterra, e quindi dobbiamo stare attenti, perché perdere il tartufo vuol dire perdere questa immagine di eccellenza che poi ci portiamo dietro con i nostri vini, con altri prodotti. E poi c'è l'aspetto culturale. L'aspetto culturale sì, perché diciamo ogni prezioso prodotto, ogni oggetto prezioso ha bisogno di avere dietro una storia, e quindi la cultura della ricerca del tartufo, quello che c'è anche di misterioso, quello che c'è anche che può affascinare le persone nel conoscerlo è fondamentale, perché il tartufo di per sé stesso non ha tutto questo valore. Il rapporto che l'assessore ha con il tartufo. Personalmente trovo molto gradevole il tartufo, e soprattutto è una cosa che mi manca, è di essere un cercatore, ma conto sul futuro.